Matteo Melodia, autore di World Cup Tickets. Di che cosa ci parla in questo libro? Allora, questo libro racchiude la storia dei mondiali di calcio attraverso i biglietti che fanno parte della mia collezione, biglietti a partire dal 1930, dal primo campionato del mondo in Uruguay, fino al penultimo campionato mondiale di Russia 2018. Non è completo di tutte le 890 qualcosa partite, ma ne mancano, ahimè, una quindicina. È un libro molto particolare e che serve davvero quasi come riferimento, come catalogo, soprattutto per capire l'evoluzione grafica che il biglietto ha avuto nel tempo, a partire dai primi, ad esempio, dagli anni 30, in cui erano davvero opere d'arte i mondiali del 34, i mondiali del 38 in Francia, in cui davvero la grafica faceva da struttura primaria del biglietto stesso, per poi andare avanti nel tempo e passare a dei biglietti molto standardizzati, molto semplici, biglietti su carta lucida con inchiostro chimico, ahimè una carta ed un tipo di stampa che tende a scomparire nel tempo e che purtroppo sarà un po' la fine del biglietto, a mio parere, visto che anche al momento, come si sa, i biglietti vengono stampati quasi tutti in formato PDF e pertanto il vero biglietto di una volta tenderà col tempo a scomparire. PDF o sul cellulare, solitamente col QR code che consente l'accesso allo stadio.